Sì, a parte gol oggi era importante vincere e continuare la striscia positiva di risultati. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sofferto perché ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sofferto, però ecco, stiamo imparando anche a fare quello, a soffrire, a tenere duro e quando è il momento di sfruttare l'occasione che arriva. Poc'anzi abbiamo visto un abbraccio tra Maniero e Toscano, i tuoi rapporti come sono con la Ternana? I miei ottimi, ho salutato tutti prima della partita, poi alla fine non li ho visti perché magari loro sono rientrati prima, però ecco, ho salutato tutti, sono in buoni rapporti con tutti, sia con lo staff che con i compagni. Senti, dicevamo a Cittadella, poi ti lascio ai colleghi, dicevamo a Cittadella che poteva essere la gara della svolta, adesso il Pescara ha dato anche continuità, sono nelle ultime 4-10 punti, è cambiata la stagione? Ma più che è cambiata la stagione dobbiamo pensare a fare bene perché c'è tanto da migliorare. Non dobbiamo cullarci dei risultati buoni che stanno arrivando perché sappiamo che se abbassiamo l'attenzione possiamo fare male e magari poi ritrovarci di nuovo nelle posizioni basse della classifica, quindi pensare partita dopo partita e andare avanti così. Ma la differenza tra il prima e l'adesso è data solo dagli episodi e magari un po' di fortuna che adesso vi sorride, oppure è cambiato qualcosa in voi a livello psicologico e quindi vi ha permesso di fare questo filotto di partite positive? Ma guarda, non ti nego che magari adesso la fortuna sta girando anche dalla nostra parte perché abbiamo visto che ci sono stati episodi favorevoli che prima magari non accadevano. E poi ecco, tramite questi episodi favorevoli magari sentiamo più la fiducia del gruppo e con questa fiducia riusciamo a fare bene, ci prendiamo magari di coraggio e quindi riusciamo a giocare meglio e portare a casa i punti come stiamo facendo adesso. Dedica il gol? I miei pensieri vanno sempre alla mia famiglia e a casa giù in Sicilia.